È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo, ne ha facoltà. Gentile Presidente, cari colleghi, ho chiesto di intervenire in questa discussione per approfondire con voi un aspetto del disegno di legge connesso alla direttiva europea 412/2015 che lascia liberi gli Stati di scegliere in autonomia se coltivare o meno OGM. Ma io voglio trattare di un tema che è rappresentato in uno specifico ordine del giorno, tangente ma autonomo rispetto alla coltivazione, ovvero la raccomandazione richiamata nei considerata della stessa direttiva di promuovere la ricerca scientifica sugli OGM nella sua completezza. Mi rendo conto che discutere di OGM è difficilissimo, al solo pronunciarne il nome scattano riflessi condizionati di rifiuto che li associano alle multinazionali, alle grandi monoculture, a rischi ignoti per la salute e per l'ambiente, al timore della coltivazione, al timore della contaminazione delle coltivazioni tradizionali. Ecco, io mi chiedo se possiamo provare a non farlo per i prossimi 15 minuti, perché vorrei ragionare con voi di ricerca pubblica in pieno campo su OGM, cioè quella ricerca pubblica che si fa in tutti i paesi, in tanti paesi europei, anche quelli che sono contro la coltivazione commerciale degli OGM. Vorrei parlare con voi di ricerca pubblica basata sulle biotecnologie per tutelare le nostre tipicità, per proteggere le nostre piante nei campi in cui sono coltivate, per ridurre l'impiego di dannosi pesticidi, per sviluppare le biotecnologie su semi non brevettati e complessivamente per consentire all'agricoltura italiana di rimanere o diventare più competitiva. Questo è il mio specifico intento con voi oggi. Gli OGM sono piante geneticamente modificate, come tutte quelle che l'uomo ha addomesticato dall'invenzione dell'agricoltura in poi. Si tratta di una tecnologia che non è più nuova, lo sappiamo tutti. Fino ad ora questa tecnologia spostava un gene di interesse da una specie, ad esempio da un batterio resistente ad un parassita, ad un'altra specie, ad esempio il mais, per conferire ai tanti tipi di mais, i tanti tipi diversi di mais, resistenza a quei dannosi parassiti e quindi ridurre notevolmente l'impiego di pericolosi pesticidi. Oggi le biotecnologie fanno molto di più, direi, e molto meglio, e non possiamo stare a guardare, spostano geni di interesse tra piante della stessa specie, un gene di un melo resistente spostato in un altro melo, oppure spengono un gene in una pianta allo scopo di migliorarla, quindi non introducono niente di nuovo dall'esterno. E allora ho passato questi mesi a studiare questi aspetti, cioè a studiare come i ricercatori agrari in altri paesi fanno ricerca su queste piante, usando le biotecnologie, con quali obiettivi i loro governi sostengono la loro sperimentazione in campo aperto. Ho studiato le tecniche per produrli, le procedure di protezione dei campi sperimentali affinché niente esca e niente entri, i dati sulla sicurezza, il loro uso nell'alimentazione, l'impatto ambientale, eccetera. Ecco, studiando questi temi ho dovuto anche affrontare le contraddizioni del nostro Paese. Confesso di essermi appassionata all'argomento senza avere alcun diretto interesse, perché mi interessa capire come si affronta in una società laica un tema percepito come controverso e pieno di contraddizioni e che tocca le nostre emozioni più profonde, le nostre sensibilità più estreme, come la dipendenza dal cibo, direi dal buon cibo, la tradizione italiana e la nostra idea del naturale, quindi buono. Un tema davvero culturalmente affascinante nel quale dobbiamo inserire i fatti. Ecco, come vi ho anticipato, l'ordine del giorno che ho presentato non riguarda la coltivazione commerciale, ma quello che si può studiare a monte di tutto ciò. La stessa direttiva, nel lasciar liberi gli Stati, raccomanda l'investimento in ricerca. Ecco, l'ordine del giorno parla di dare la possibilità ai nostri ricercatori di studiare le nostre piante,
della possibilità di lasciare liberi i nostri ricercatori pubblici insieme agli agricoltori per capire come evitare che le nostre piante, quelle che ci interessano e che abbiamo nei nostri campi, siano devastate alle nostre latitudini da tanti parassiti. Sto parlando, vorrei chiarirlo ancora una volta, non della generazione di presunte piante omologate, standardizzate, prodotte con semi di multinazionali, ma al contrario, di come le biotecnologie, soprattutto le nuove biotecnologie, non OGM, cioè quelli che non spostano geni da una specie all'altra, ma che usano geni della stessa specie, possono aiutare a tutelare la tipicità dei prodotti e delle piante italiani che altrimenti, lo sapete bene, sarebbero presto perse o sono già perse molto. Sto anche parlando, mi permetto di parlare anche di questo, del tema della libertà di ricerca. Libertà di ricerca su OGM in pieno campo, intendo quella appunto che fanno tutti i tanti paesi europei che non hanno mai impedito. Da noi invece i progetti dei nostri ricercatori universitari o degli istituti di ricerca controllati dal Ministero dell'Agricoltura sono chiusi da 15 anni nei cassetti. Quindi noi paghiamo scienziati per scoprire, inventare, insegnare e applicare cose di utilità nazionale che allo stesso tempo impediamo loro di realizzare. Mi rendo conto che questo blocco alla ricerca pubblica è frutto dell'avversione cresciuta negli anni verso le coltivazioni commerciali degli OGM, verso le multinazionali che producono i semi OGM. Ma attenzione, onorevoli senatori, sono le stesse multinazionali da cui ormai siamo dipendenti per i semi non OGM. Mi rendo anche conto che l'avversione è verso l'idea di questa omologazione, il controllo totale sulla produzione di beni vitali, ma la coltivazione commerciale e la ricerca pubblica sulle piante sono due cose diverse. Si può bloccare la prima pagando un caro prezzo economico e non mi cimento su questo, ma non ci si può vietare di studiare qualcosa nella misura in cui le procedure sono sicure. E lo sono. Vietare la ricerca, colleghi, è come censurare la libertà d'espressione. Si lede un diritto fondamentale. Vorrei essere chiara ancora una volta su un concetto: impedire le sperimentazioni in pieno campo su OGM significa impedire la ricerca pubblica, perché l'unica ricerca vera su OGM è quella che sperimenta le migliorie genetiche nelle condizioni di campo che attaccano quella pianta. L'Italia ha fatto ciò per 13 anni, ha impedito la conoscenza vietando la sperimentazione in campo aperto, mentre nel resto dell'Europa sono state condotte migliaia di sperimentazioni di OGM in pieno campo, anche in paesi come la Germania o la Francia, che osteggiano la coltivazione commerciale. Guardate che la posizione del nostro paese diventa ancora più singolare, addirittura contraddittoria, quando si scopre che mentre si vieta la ricerca biotecnologica pubblica sulle piante in generale, gli OGM, per così dire classici e ormai di vecchia generazione, li importiamo e li mangiamo. Ecco la prima contraddizione dalla quale trae spunto l'ordine del giorno sulla ricerca pubblica. Li vietiamo, ma li importiamo. Li mangiamo in modo massiccio da 20 anni, ma non li studiamo. Tra l'altro, se li mangiamo, la cosa prima che mi viene in mente è che quindi non è vero che sono pericolosi per la salute e non è vero che possiamo farne a meno, non si può mentire. Al Paese bisogna dire non li vogliamo coltivare, ma li acquistiamo a tonnellate, nutriamo gli allevamenti, che poi finiscono sul nostro piatto nelle forme di parmigiano reggiano e prosciutto San Daniele. Vedete, questa contraddizione viaggia insieme a un altro paradosso che mi interessa per l'ordine del giorno. Abbiamo il terrore del monopolio delle multinazionali, sempre quelle a cui diamo il monopolio anche dei semi non OGM, non nascondiamo mai questo. Ma allo stesso tempo a queste multinazionali lasciamo campo libero, non investendo in ricerca, cioè non facciamo proprio niente per limitare il loro monopolio. Non muoviamo un passo nella ricerca di forme di tutela e di rafforzamento dei nostri semi e delle nostre tipicità. Non abbiamo quasi neanche più un'impresa, un'industria sementiera nel nostro paese. Vietiamo cose che importiamo, mangiamo ciò che non studiamo, ci consegniamo alle multinazionali non producendo innovazione. Vengo alla seconda contraddizione, che è ancora più rilevante per l'ordine del giorno. Le nostre piante sono invase da parassiti e noi stiamo perdendo delle tipicità agricole di cui andiamo fieri nel mondo.
Perché non vogliamo studiare, sperimentare e usare le biotecnologie OGM e non OGM. Tutti i semi che piantiamo in Italia, quasi tutti, sono progettati all'estero, anche le piante da orto. Scusate, onorevoli senatori, se ancora mi ripeto, ma questo ordine del giorno non è sostenere la coltivazione commerciale, lasciamola agli altri, alla Spagna, da cui poi acquisteremo. Lo scopo non è sdoganare OGM prodotti dalle multinazionali, non è avere mele omologate, l'obiettivo è l'opposto. Sollecitare con voi una riflessione pubblica sulle contraddizioni della nostra politica in materia per capire se la ricerca pubblica che impiega le biotecnologie agrarie può esserci utile per almeno proteggere e mantenere le nostre piante tipiche. Ne stiamo perdendo troppe. Esistono quei progetti da anni chiusi nei cassetti, dovreste leggerli. Ve ne racconto uno. Si tratta di un OGM pubblico, tutto italiano, persino ecosostenibile. L'Italia, lo sappiamo bene, esporta mele in tutta Europa. Sono dei prodotti tipici, dalle splendide mele dei nostri colleghi trentini a quelle delle Valle d'Aosta, le mele annurche, campane. Tra l'altro queste piantagioni nel nostro paese hanno anche una rilevanza ambientale e culturale notevole. Alcune sono piantagioni che arrivano dal Medioevo. Ma il clima è cambiato e in tutto il mondo, ripeto, in tutto il mondo, i meli sono attaccati da un flagello. Un fungo responsabile della più grave e diffusa malattia delle mele, la ticchiolatura, danneggia la pianta, produce delle macchie sul frutto, rendendolo non più commerciabile. Lo scorso anno in una regione d'Italia sono stati effettuati più di 30 trattamenti di pesticidi per difendere le mele dai parassiti. Anche le mele biologiche sono trattate con le sostanze chimiche consentite per questo tipo di coltivazione, i sali di rame. È un metallo pesante, tossico, che resta nel terreno per decenni. Non sarebbe bello avere delle mele che resistono alla malattia, così che si ridurrebbe drasticamente il numero di trattamenti con agrofarmaci? Ecco la storia del professor Silviero Sansavini, dell'Università di Bologna, un distinto signore, ora professore emerito, ha più di 70 anni, insieme al professor Tartarini scopre che una mela selvatica che è immune dalla che una mela selvatica è immune dalla ticchiolatura perché porta un gene. Il gene si chiama VF che la protegge e le dà questa protezione in dono dalla natura. È una selezione naturale. Gli ricercatori cercano di incrociare questa mela selvatica con le mele che noi siamo abituati a mangiare, ma non ci riescono. Perché durante questo incrocio non passa solo il gene di interesse, ma anche migliaia o centinaia di altri geni che tolgono il valore organolettico e di tutto appunto a quella mela. Quindi cosa succede? Sansavini e Tartarini in un laboratorio pubblico, quindi universitario, prendono una mela della varietà Gala, una delle favorite dagli italiani, ma che deve essere spruzzata con decine di trattamenti, e vi impianta in quella mela Gala quel gene, quello che la rende immune dal parassita, quel singolo gene. Sapete che anni erano? 1992-1993. L'Italia era all'avanguardia nel mondo nel campo delle biotecnologie agrarie. I nostri genetisti agrari tenevano ancora alta nel mondo la bandiera di Nazareno Strampelli, che è universalmente riconosciuto come il fondatore del miglioramento delle piante su base scientifiche. Ma torniamo alle mele. Dopo pochi anni, ecco che le prime prove nei loro meli, nella mela Gala, fatte su meli coltivate in serra, danno i risultati sperati. E nel 2002 il nostro paese è il primo al mondo ad arrivare a un risultato che era desiderato da tutti. A Bologna ci sono quei meli geneticamente modificati che ridurrebbero l'impatto ambientale se coltivati, stando in un cassetto. Dobbiamo aver paura di questa mela. Viene chiamata cisgenica perché si sposta un gene da una specie ad una pianta a un'altra pianta della stessa specie. Non è progettata per essere venduta insieme a un pesticida, anzi ne riduce fortemente la necessità, e la pianta non deve essere riacquistata tutti gli anni dall'agricoltore. Pensate che il professor Sansavini avrebbe potuto brevettare la tecnologia di trasferimento del gene, ma non ha voluto.
ha pensato bene che non fosse giusto e lo ha reso di dominio pubblico. Chiunque nel mondo può utilizzare quel metodo per produrre mele resistenti alla malattia. È una bellissima storia che finisce qui. Con la soddisfazione di un professore di essere stato il primo al mondo a realizzare un risultato ambito da tutti, ma anche la lacerazione professionale di non aver mai visto la sua scoperta in campo perché il Ministero dell'Agricoltura dal 2002 vieta la sperimentazione in campo aperto. Sapete cosa hanno fatto gli altri? Olanda e Svizzera? Hanno sviluppato l'uso del gene scoperto da Sansavini, hanno avuto l'autorizzazione alle coltivazioni in esterno con tutte le norme di sicurezza e ora hanno campi di meli resistenti alla malattia. Sono tanti gli esempi di questo tipo. Il professor Eddo Ruggini dell'Università della Tuscia ha assistito impotente nel giugno del 2012 a un rogo, il rogo di 30 anni di conoscenza, distrutte le sue piante di kiwi, ciliegio, ma anche ulivi geneticamente modificati per resistere ad alcuni parassiti o tollerare meglio la siccità. Decenni di ricerca distrutti dalla mancanza di rinnovo di un'autorizzazione. Vorrei citare anche Francesco Sala, scomparso nel 2011, grande genetista alla mia università, l'Università Statale di Milano. Non potendo sperimentare in campo i meli valdostani resistenti al parassita melolonta, una larva che mangia le radici, o il suo riso carnaroli ormai rarissimo, lo sappiamo, no? Per l'attacco di un fungo, si dedicò allo sviluppo di pioppi resistenti agli insetti che riuscì finalmente a veder coltivati, ma non in Italia, in Cina. Ce ne sono centinaia di migliaia di ettari. Possiamo anche citare il pomodoro San Marzano, non esiste più. Era una tipicità di cui la Campania era il maggior produttore in Italia, ma la pianta è attaccata da virus con sigle orribili, CMV, TSWV, CAMV. Non esistono preparati antivirali. Negli anni 2000 alcuni ricercatori stavano lavorando su geni capaci di dare resistenza a questo attacco virale. Il progetto è nel cassetto e del nostro pomodoro tipico San Marzano non vi è più ormai nessuna traccia. Tra gli anni 90 e il 2000 noi eravamo all'avanguardia nel settore delle biotecnologie in agricoltura sui nostri prodotti tipici per proteggerli. Mele, ulivi, ciliegi, pomodori, kiwi, peperoni, riso, vite, melanzane e tanto altro. Nostri della nostra agricoltura che non interessano alcuna multinazionale. Si aspettava solo l'emanazione di un regolamento dei ministeri competenti per poter effettuare in tutta sicurezza le sperimentazioni in campo. E esattamente come un farmaco salvavita deve essere sperimentato sull'uomo per poterne verificare sicurezza e efficacia. Ma dal 2000 la politica italiana decide di bloccare tutto. Il regolamento non fu mai emanato. Sapete qual è stato, secondo me, l'errore principale? È stato non rendersi conto che i nostri ricercatori nei nostri centri di ricerca pubblici stavano lavorando su esigenze nostre, tutte italiane. Un senatore mi ha chiesto, e lo ringrazio, come si affronta il timore della contaminazione conseguente alla sperimentazione in campo aperto con OGM. Lo ringrazio perché la domanda è giusta. È pertinente, sorge spontanea se non si è specializzati sull'argomento o se non si è studiati l'argomento e ciascuno di noi studia argomenti diversi. Questo timore lo si annulla come hanno fatto gli altri 19 paesi europei che sperimentano in campo aperto applicando i protocolli rigorosi che riducono a zero il rischio di contaminazione. Questi protocolli contemplano soluzioni tecniche che gli specialisti conoscono bene e sono applicati nei paesi che confinano con noi e fanno ricerca in campo aperto. E si tratta anche di questioni tecniche con problematiche e soluzioni gestite in maniera assolutamente diversa rispetto alla coltivazione commerciale, anche a livello di legislazione europea. Il raccolto di un campo sperimentale, teniamolo bene a mente, che sia OGM o sperimentale di altro tipo, non può mai, mai entrare nella filiera commerciale o alimentare, ma resta a disposizione solamente per le analisi scientifiche dei laboratori di ricerca che compiono quella sperimentazione. Le due filiere sono strutturalmente separate per regola ed è scontato che tale separazione vada ribadita e sottolineata nelle normali procedure di autorizzazione.
Sapete, colleghi, non sarebbe la prima volta che sperimenteremmo piante OGM in campo aperto in Italia. Tra il 1992 e il 2004 abbiamo coltivato in campo aperto quasi 300 tipologie di piante OGM diverse, senza leggi speciali, senza inventarsi nulla di particolare, semplicemente osservando le norme e i protocolli definiti pianta per pianta. Abbiamo messo in campo decine di piante OGM di pomodoro, melanzana, cicoria, vite, fragola, grano, mais o insalata senza che avvenisse il minimo problema. Nella seconda metà degli anni 90 in Italia pensate che si coltivarono anche decine di migliaia di campi di mais OGM senza che ne sia rimasta traccia a livello sanitario e ambientale. Ecco, io chiudo, gentili colleghi, sottolineando che forse oggi abbiamo l'opportunità di richiamare l'attenzione del governo, almeno l'attenzione del governo verso una questione che a mio avviso deve essere per coerenza risolta. E vi ripeto che non c'è ricerca su OGM se non è in pieno campo. Vedete, la scienza ha una qualità formidabile che io non mi trattengo mai dal raccontare ai giovani. Non conosce le espressioni, è troppo tardi, abbiamo perso il treno. Cosa potremo fare noi con poche risorse di fronte ai giganti del mondo? Nella scienza vincono solo l'intelligenza, le idee, l'ingegno, non la forza. E basterebbe davvero poco, cioè basterebbe raccogliere la raccomandazione dell'Unione Europea a sostenere la ricerca pubblica in campo pieno su OGM e non OGM per ridare speranza a un settore dell'economia italiana che è strategico rispetto al futuro. Se questo accadesse sarebbe anche un segnale della volontà del nostro Paese di riaccendere la fiammella della conoscenza su questo argomento. Grazie.